foto parlano chiaro, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono ritrovati dopo la crisi. Gli scatti sono mozzafiato. Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono una delle coppie più belle dello showbiz nostrano. Affiatati, complici e profondamente innamorati, non hanno mai nascosto di aver vissuto, nel corso della loro longeva e appassionata storia, dei momenti di down, di crisi profonda, che hanno rischiato di allontanarli per sempre. Grazie alla forza del loro amore sono, però, riusciti a lasciarsi tutto alle spalle e a tornare insieme. Oggi sono sereni e complici, lo dimostrano gli scatti che hanno pubblicato di recente sui rispettivi profili social. I fan non si sono potuti trattenere dal fare loro i complimenti per la sintonia, il feeling e l'amore che traspare dai loro occhi. Ma sapete come hanno fatto a ricucire il loro rapporto? Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono conosciuti quando lui aveva soltanto 18 anni e lei 16. Hanno iniziato a danzare insieme, erano infatti partner di ballo, e tra di loro non c'è stato alcun colpo di fulmine. L'amore è arrivato pian piano, in seguito ad una conoscenza approfondita e ad una solida amicizia. Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la crisi è finalmente superata, le foto di coppia sono meravigliose. Nel 2013 hanno aperto una scuola di danza a Catania, la loro città natale. È poi venuta al mondo la loro primogenita, Jasmine. Nel 2015, Francesca è entrata a far parte del corpo di ballo di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Nel 2017 arriva per loro la prima crisi di coppia, la causa, secondo alcuni pettegolezzi, sarebbe da attribuire al presunto flirt di Francesca con Valentin Dumitru, concorrente del talent show dell'edizione 2020. Francesca Tocca e Raimondo Todaro festeggiano 10 anni d'amore. Fonte Instagram @ Francesca Tocca Ascoli. Siti rumors.it. Tuttavia le accuse e dilazioni si sono rivelate infondate. Tocca non ha mai tradito Raimondo, ha infatti dichiarato di essersi avvicinata a Valentin in seguito alla separazione dal marito. Nel periodo in cui sono stati lontani, hanno mantenuto dei buoni rapporti. Lo ha affermato lo stesso Todaro. Insomma, i due in realtà non sono mai spariti completamente l'uno dalla vita dell'altra. Un filo invisibile li ha sempre legati e tenuti vicini. E, infatti, sono poi tornati insieme, non solo perché molto innamorati ma anche per il bene della figlia. Oggi sono più felici che mai, il loro amore ha vinto ed ha superato la crisi matrimoniale. Sono riusciti a lasciarsi il peggio alle spalle, dunque, grazie ai sentimenti autentici che provano. Non è stato semplice dimenticare il passato, ma l'amore ha fatto il suo corso ed ha trionfato. Di recente, i due sono balzati agli onori della cronaca rosa, poiché alcuni scatti hanno fatto il giro della rete. Come ben si Vince, hanno festeggiato 10 anni d'amore, in tantissimi hanno fatto i complimenti alla coppia, augurandole il meglio per il futuro.